Ripartire con impegno e passione, ripartire con l'attività sportiva, ripartire dalle ragazze della Serie C e dai ragazzi della 3. Questa volontà è stata celebrata con una presentazione ufficiale della MG Scuola Pallavolo, realtà nata nel 2008 per riunire le peculiarità e le eccellenze del panorama pallavolistico fermano, un'occasione per sottolineare la volontà della società guidata da Rossano Romiti di continuare il progetto nonostante tutto. Essere oggi qui significa avere un progetto e testimoniare con questo progetto che il periodo è difficile, ma noi ci siamo e siamo in grado di portare tutto a compimento. Quindi oggi si inizia, ma è l'inizio di un percorso che deve testimoniare il poter superare un periodo difficile prima del ritorno alla normalità. La ripartenza dell'attività agonistica è anche un bel segnale per l'intera collettività. Ogni inizio di nuova stagione è sempre importante, lo è ancora di più quest'anno per la situazione che tutti conosciamo della pandemia da Covid, e formulo, diciamo, il mio più grande in bocca al lupo alla MG per la nuova stagione. Ottimismo dunque rimarcato anche da Massimiliano Ortensi, direttore tecnico e coach della Serie A MG Videx Grottazzolina. In una situazione dove c'è incertezza, dove comunque si sta vivendo, no, un pochettino nella paura, noi vogliamo provare a dare dei segnali di ottimismo, a dare dei segnali comunque che la nostra società vive nel presente e cercheremo, insomma, di portare avanti tutte le attività nel rispetto dei protocolli, ma comunque con grande entusiasmo e determinazione. La stagione sarà particolare, sarà lunga, bisognerà arrivare in fondo con l'energia giusta, ma soprattutto avendo creato le basi giuste, no, per affrontare la fase finale. Chiudiamo con la vera novità della stagione, il restyling esterno del Palagrotta, un'iniziativa promossa da Valerio Finucci e realizzata da Claudio Carloni, noto street artist marchigiano, dove si unisce l'aspetto emozionale a quello del gioco e delle mani. Tutto finalizzato per combattere questo periodo Covid, partendo dall'apertura del cuore e soprattutto centrando il nostro pensiero non nel passato dei ricordi belli e non nel futuro delle paure, ma nel momento presente, dove effettivamente possiamo fare la differenza in ogni cosa che facciamo.